Eccoci qua, siamo in diretta, caro Presidente, quindi a te la parola per condurci in questo primo appuntamento così importante. Prego, Presidente Spini. Eccomi, io porgo il saluto della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli che ha chiesto e ottenuto, e vogliamo ringraziare di questo il dottor Valeri qui e poi naturalmente anche il presidente De Rita, ha chiesto e ottenuto di poter fare dei seminari di approfondimento sul rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese 2020. Io poi sono andato anche a vedere la data di stampa del rapporto, il rapporto lo faccio vedere. Questo è stato chiuso il 20 novembre, quindi è stato chiuso quando già, e lo si vede, si era nella seconda ondata del lockdown. E in questo senso questo è un rapporto quindi eccezionale per molti aspetti, perché si svolge proprio nel vivo della vicenda della pandemia e delle sue conseguenze di carattere economico e di carattere sociale. Quindi noi siamo stati particolarmente impressionati da alcuni dei capitoli che con la consueta fantasia creativa il Censis espone, la ruota quadrata che non gira, e cioè l'economia italiana che da tempo, fin dal tempo del 2007-2008, non cresce al ritmo delle altre economie paragonabili, oppure il re è nudo, il che vuol dire che le lacune, le deficienze strutturali del nostro paese, che prima potevano essere in qualche modo o mascherate o sopportate, sono venute alla luce in tutta la loro evidenza. Questi sono un po' gli spunti, diciamo, per questa webinar iniziale, che poi sarà seguito dai webinar d'approfondimento e da uno finale, saranno 4 giovedì, credo uno più interessante degli altri. Sull'attualità del discorso della ruota, nelle considerazioni generali, il Censis parla di una pandemia che è venuta ad assommarsi a una società e un'economia stanca. Ecco, proprio ieri il Fondo Monetario Internazionale riduceva le previsioni di crescita del PIL 2021 al 3%, mentre nell'ottobre scorso si formulava la previsione del più 5,2%. La Banca d'Italia nei giorni scorsi aveva previsto un 3,5%, ma la cosa più preoccupante è che ancora nel decreto scostamento di bilancio, nella sua relazione, il governo parlava di un più 6% come qualcosa di non, insomma, comunque di qualcosa di abbastanza prevedibile. Anche ancora, questo tasso del 3%, se è questo quello che si verificherà, ma insomma anche se fosse 3,5%, è inferiore alla media della zona euro, che va al di sopra del 4% e sarebbe il fanalino di coda dei G7. Quindi io ho preso l'ultimo dato che era disponibile, quest'ultimo dato disponibile sottolinea questo aspetto che ci portiamo dietro da vario tempo, e cioè di un tasso di crescita dell'economia italiana che è inferiore a quello dei principali paesi europei, dei paesi G7. E naturalmente un tempo si cercava di parlare di decrescita felice, ma oggi la decrescita è talmente pronunciata che evidentemente non può più essere considerata felice. In questa direzione, le considerazioni generali con cui apriamo del Censis ci dicono che due degli aspetti che avevano comunque assicurato delle performance abbastanza brillanti dell'economia italiana, quello che veniva definito il vitalismo diffuso dei processi reali e lo spontaneismo dei soggetti economici e sociali, non sono più sufficienti a poter delineare una ripresa nel futuro. Si dice che ormai il Paese presuppone una nuova e sistemica azione della mano pubblica, oppure, più avanti si parla addirittura di come il Paese avrebbe bisogno per uscire dallo spaesamento, avrebbe bisogno di un vero e proprio programma, di sentirsi coinvolto in un programma caratterizzato quindi anche dall'intervento pubblico di ripresa e quindi non in una situazione di incertezza, ma sentirsi portato in un programma di recovery e resilienza. Questo è quello del resto che ci chiede l'Europa.
più volte anche in questi giorni i commissari europei hanno ripetuto la necessità di riforme e che questo piano che noi dobbiamo presentare a Bruxelles, che il nostro governo deve presentare a Bruxelles, sia effettivamente un piano che affronti le principali riforme che sono necessarie nel nostro paese. Da questo punto di vista noi non l'avevamo programmato in alcun modo, ma questo webinar si svolge in pieno alla crisi di governo. Proprio oggi pomeriggio ci sono alcune delle consultazioni probabilmente più importanti e naturalmente qui a questo punto ci si sente di richiamare la frase riportata da Tito Livio «Dum Rome consulitur saguntum expugnatur». Mentre a Roma si discute, il sagunto viene espugnato. Cioè si sta nel pieno di una crisi di governo che per molti aspetti ha caratteristiche, diciamo, spiccatamente politiche, di ridisegno della mappa di governo, della mappa di potere, in cui certo si vedono anche alcuni temi di contenuto, ma che tutto sommato questi temi di contenuto mi sembrano, almeno questo è il mio parere personale, sacrificati rispetto all'aspetto del ridisegno degli organigrammi di potere e di governo. E naturalmente questo è qualcosa che può aumentare anche il distacco dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Noi siamo in questa sede, siamo come Fondazione Rosselli, società civile, volontariato culturale, come vogliamo chiamarlo. Credo che spetti molto alla società civile, in particolare alle istituzioni culturali, di cercare di iniettare massicce dosi di contenuti e di scelte di contenuto in questa vicenda, che forse è la cosa che può riavvicinare i cittadini e le cittadine, ma anche poi cercare di far vedere a una uscita in positivo dalla crisi che sia in qualche modo un avanzamento rispetto al dibattito precedente e che non sia un semplice, come dire, o riappiccicatura di cocci o ridisegno dei rapporti di potere e di governo all'interno delle forze politiche che vi agiscono. In questo senso, quindi, riprendere i grandi temi che le considerazioni generali del Censis ci poneva, cioè di fronte a una crisi così forte, bastano i meccanismi del passato. Come è noto, il Censis si è caratterizzato per avere sottolineato che a fronte di tante carenze dell'azione pubblica c'era comunque uno spontaneismo nell'industria, nella società italiana, che in qualche modo reggeva. Oggi però lo stesso Censis dice questo non basta più, occorre un'azione consapevole. E quali sono queste riforme che devono essere fatte? Noi tutti sappiamo la giustizia, noi sappiamo l'amministrazione, vediamo una scuola minacciata dalla dispersione, che è accentuata dal fenomeno del Covid. Ne parleremo certamente, ma è quindi il problema dell'occupazione, ma il problema dell'occupazione delle giovani generazioni che sono le più colpite da questa interruzione, da questo spaesamento, come per usare, che in questo momento sta colpendo scuola, università e ingresso nel mondo del lavoro. Per non parlare degli appuntamenti che ci attendono, perché ci sono alcuni, lo dice chiaramente la parte iniziale, le considerazioni generali della relazione del Censis, abbiamo messo alcune, diciamo così, alcuni fermi alla crisi economica e sociale, ma che non potranno essere indefiniti a tempo indefinito, il blocco dei licenziamenti, i ristori, gli interventi e quant'altro che sono arrivati a certi settori, sono arrivati a certi non sono arrivati, quindi la rabbia di chi si è sentito in qualche modo escluso, insomma, in qualche modo la necessità di sentirci guidati su questo sentiero che, se preso bene, può portare effettivamente alla risoluzione di vecchi problemi, di vecchie tare della società italiana, che se preso male ci può veramente lasciare indietro. Ecco, attraverso questi quattro webinar svilupperemo e poi cercheremo di dare alla fine anche delle indicazioni, delle soluzioni. Ma io mi fermerei qui, ringraziando intanto i partecipanti, vedo che sono 54, si sono sottratti all'ascolto della televisione sulle dichiarazioni delle delegazioni dei partiti all'uscita del Presidente della Repubblica, questo è veramente un elemento di serietà, ma soprattutto ringraziando Censis per questa disponibilità. Mi fermerei qui con questa introduzione
e daremo la parola, credo che Claudio darà la parola al dottor Massimiliano Valeri, che del Censis è il direttore generale, e che potrà dire se io ho capito o meno lo spirito di queste considerazioni generali. E poi, siccome dal 20 novembre a questo nostro 28 gennaio di acqua sotto i ponti ne è passata molta, anche come si sta facendo il Censis, l'aggiornamento dei suoi dati, se ci sono già delle indicazioni ulteriori. Grazie a tutti. Grazie Presidente, la parola immediatamente al direttore Valeri. Ricordo solo il ringraziamento va alla Fondazione Rosselli e al Censis che hanno dato vita a questi quattro incontri. E il grande numero di partecipanti e le parole che abbiamo appena sentito, insomma, parlano da sole. C'è bisogno di riflettere insieme di cose serie. Una grande fortuna il Presidente Spini, il direttore Valeri e un economista Vannucci dell'Università di Pisa. Prego direttore, a lei la parola, l'ascoltiamo con grande piacere. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono io in realtà a ringraziare la Fondazione Rosselli e il professor Valdo Spini per aver immaginato e poi realizzato questo ciclo di quattro appuntamenti a partire dalle analisi del rapporto Censis. Quindi in realtà grazie a voi. Io partirei da quell'espressione, da quelle immagini di sintesi che poi dà il titolo di questo nostro appuntamento odierno, ed era una delle chiavi di lettura espresse nel rapporto Censis, cioè l'immagine di sintesi di un sistema Italia come una ruota quadrata che non gira. In effetti credo che in particolare lo scorso anno, così duramente colpiti dall'emergenza sanitaria, chiunque abbia avuto la sensazione proprio di un sistema che nelle sue diverse articolazioni faceva proprio una fatica come quella che possiamo immaginare di una ruota quadrata che avanza tra tentennamenti, addirittura anche passi indietro, retromarcia. È un'immagine di sintesi che ci sembrava efficace e proverò a declinarla in diversi settori, cercando quindi di spiegarmi con degli esempi anche molto concreti. La chiave di lettura generale è che sarebbe fin troppo scontato e banale osservare come questo evento straordinario, l'epidemia, abbia scosso radicalmente le nostre esistenze e quindi cambiato le nostre abitudini, i nostri stili di vita in maniera addirittura inedita, se pensiamo alle restrizioni delle libertà personali senza precedenti che abbiamo accettato, sopportato. Quindi sarebbe fin troppo scontato osservare questi aspetti. Meno scontato è osservare il fatto che, per la verità, se si guarda poi bene e si circostanzia l'analisi, l'epidemia ha rappresentato per noi uno straordinario, eccezionale, inaspettato, potentissimo fattore di accelerazione di una serie di processi che erano già in atto e quindi di una serie di fenomeni che erano in realtà preesistenti alla epidemia. E ora mi spiego concretamente con una serie di esempi. È evidente che il 2020 è stato per noi l'anno della paura nera, non c'è dubbio. Abbiamo avuto questa intollerabile vista pubblica della morte, addirittura amplificata da una macabra contabilità quotidiana del numero dei morti, dei nuovi contagiati, dei ricoverati, le persone nei reparti di terapia intensiva. Questo in una società che, almeno in una sua larghissima parte, aveva cominciato a concepire l'allungamento dell'aspettativa di vita in buona salute come addirittura un diritto sociale acquisito. Quindi l'epidemia da questo punto di vista è stato uno shock, ci ha riportato alla nostra... Direttore, abbia pazienza. Può provare a alzare un po' più la voce? Sì, certo. Grazie, grazie. Quindi dico, l'anno della paura nera ci ha riportato alla nostra nuda vita, ma quando poi andiamo ad analizzare quello che è accaduto nei diversi settori, verifichiamo che appunto è stato uno straordinario fattore di accelerazione di processi preesistenti. Faccio alcuni esempi per spiegarmi. Consideriamo la dimensione che ovviamente è stata sotto la nostra maggiore attenzione, la sanità. Oggi tutti lamentiamo l'assenza di una medicina di territorio che no, impedirebbe nei casi di picchi di domanda, di prestazioni sanitarie intensi e improvvisi, come nel caso di un'epidemia, allenterebbe la pressione,
quella che invece abbiamo constatato sui reparti, sui pronto soccorso e sui reparti dei grandi ospedali. Ma abbiamo dimenticato che veniamo da anni di misure di contenimento della spesa pubblica per la sanità, pur in un paese, l'Italia, in cui l'incidenza della spesa pubblica per la sanità sul PIL è inferiore rispetto ad altri grandi paesi europei, che ha portato di fatto a eliminare i presidi sanitari presenti sul territorio, quei presidi che avrebbero allentato la pressione sulle strutture sanitarie maggiori. Quindi fenomeno di accelerazione, quello del contenimento della spesa pubblica e del razionamento di fatto delle prestazioni sanitarie, che era tutt'altro che sconosciuto nel nostro sistema. Altra dimensione di grande importanza, il sistema dell'istruzione e formazione. La polemica è stata a un certo punto quella sui banchi monoposto con le rotelline che non arrivavano, che avrebbero contribuito a contenere il contagio nelle scuole. Ma anche qui abbiamo dimenticato che fino all'anno precedente la polemica era sui contributi volontari delle famiglie, che erano poi tutt'altro che volontari, anche per necessari per l'acquisto di beni di consumo indispensabili per il funzionamento della scuola. Cioè, voglio dire, veniamo da anni di disinvestimento sul sistema scolastico. Come anche la didattica a distanza che abbiamo gioco forza dovuto sperimentare e che abbiamo constatato ha lasciato fuori dal sistema scolastico numerosi allievi e studenti. Anche qui avevamo dimenticato che il nostro sistema scolastico si caratterizza per tassi di abbandono scolastico tra i più elevati in Europa. Tant'è vero che oggi abbiamo una reazione rispetto ai percorsi di istruzione e formazione da parte dei giovani diametralmente opposto. Da una parte alti tassi di abbandono scolastico, potremmo dire la scuola degli esclusi da questo punto di vista, da parte di coloro che non vedono più nel traguardo del famoso pezzo di carta quello che una volta rappresentava nell'immaginario collettivo, ovvero un biglietto di ingresso per i piani alti della scala sociale. Dall'altra invece ci sono quelli che all'opposto non fanno altro che stratificare titoli di studio, per cui la laurea, il dottorato, il postdottorato, il master di primo livello, il master di secondo livello, le scuole di specializzazione, le lingue straniere, l'arabo, il cinese, tanto da arrivare a fare una competizione per titoli piuttosto che per talenti. Quindi anche da questo punto di vista l'epidemia ha accelerato rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione un processo che già conoscevamo. Ma posso andare avanti con gli esempi. Siamo sulla dimensione economica, consumi e investimenti delle famiglie. Sappiamo come siano crollati di fatto i consumi lo scorso anno e di fatto il PIL. Il professor Spini ha ricordato le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il rimbalzo atteso nel 2021. Io ricordo, non abbiamo ancora i dati ufficiali dell'Istat, ricordo invece le stime per il 2020 del Fondo Monetario Internazionale pubblicate appunto un paio di giorni fa. Secondo il Fondo Monetario Internazionale chiudiamo il 2020 con un arretramento del PIL del 9,2%, peggio della Germania, meno 5,4%, grosso modo come la Francia, meno 9%, meglio di Spagna e Regno Unito, rispettivamente meno 11,1%, meno 10%. Per inciso, ricordo il dato degli Stati Uniti, meno 3,4%, in particolare quello della Cina, l'unico positivo nel 2020, più 2,3%. Quindi abbiamo avuto un tracollo dell'economia nel 2020. Però ancora una volta io voglio ricordare che ancora alla fine del 2019, quindi prima dell'arrivo della pandemia, prima dell'emergenza sanitaria, i consumi, gli investimenti, il potere d'acquisto delle famiglie non erano ancora ritornati ai livelli pre-crisi, e faccio riferimento alla crisi finanziaria ed economica internazionale esplosa nel 2008. Quindi ancora una volta è stato un fattore di accelerazione l'epidemia. Tant'è vero che un altro fenomeno che si è ancora accentuato
con l'emergenza sanitaria, è stato quello della bolla del risparmio, della liquidità degli italiani, che ha continuato ad aumentare. Queste sono tutte risorse sottratte ai circuiti reali dell'economia, consumi e investimenti. Parlo di risorse tenute ferme, parcheggiate sui conti correnti, che nei primi 9 mesi di quest'anno hanno superato l'incredibile cifra di 50 miliardi di euro. Ma ancora una volta, anche questo è stato un fattore di accelerazione, perché nei 3 anni precedenti l'incremento della liquidità era stato di 121 miliardi. Questi sono una bolla del risparmio, liquidità, risorse tenute ferme per incertezza da parte delle famiglie. Un'incertezza che dopo l'inizio della crisi del 2008 non era mai stata curata e che l'epidemia che abbiamo scontato lo scorso anno ha finito ulteriormente per accentuare. Io ricordo sempre la liquidità delle famiglie italiane ha superato 1.000 miliardi di euro, che corrisponde, parlo soltanto della liquidità, non delle altre attività finanziarie, né tantomeno della ricchezza immobiliare, parlo solo della liquidità, ha superato un valore di 1.000 miliardi di euro che corrisponderebbe alla 6ª economia europea. Quindi avremo prima il PIL della Germania, del Regno Unito, della Francia, dell'Italia, della Spagna, poi c'è la liquidità degli italiani, risorse sottratte ai consumi e agli investimenti. Quindi anche da questo punto di vista c'è stata un'accelerazione di un processo che già era in atto e che già conoscevamo. Tema dell'occupazione. Non abbiamo ancora i dati ufficiali al quarto trimestre del 2020, li abbiamo al terzo trimestre. I dati ufficiali ci dicono che, nonostante il blocco dei licenziamenti per decreto, si sono persi già più di 600.000 posti di lavoro, 622.000. Se poi andiamo a vedere di chi si tratta, chi sono questi 622.000 occupati in meno, verifichiamo che per il 74%, cioè in larga maggioranza, si tratta di giovani e di donne. Ma anche qui sapevamo già che proprio questi due segmenti sociali, i giovani e le donne, sono quelli maggiormente penalizzati dal mercato del lavoro. Abbiamo in Italia il tasso di disoccupazione giovanile più alto in Europa insieme alla Grecia e alla Spagna, e abbiamo il tasso di attività femminile semplicemente più basso in Europa, cioè siamo l'ultimo paese da questo punto di vista in Europa, con un tasso di attività femminile del 57%. Germania si supera il 75%, in Svezia si supera l'81%. Se io penso che il dato delle donne occupate nel mezzogiorno oggi è pari a quello che l'Italia intera registrava negli anni 70, ovvero 50 anni fa, beh, insomma, c'è da far tremare i polsi. Allora, come vedete, anche da questo punto di vista si sono esasperate, accentuate delle vulnerabilità strutturali del nostro sistema che erano già preesistenti e che conoscevamo tutto bene, tutti molto bene. Per questo dico che alla fine la pandemia ha rappresentato un fattore di accelerazione di processi che conoscevamo, ha finito per squarciare il velo su quelle nostre zavorre, pale di piombo, vulnerabilità strutturali del sistema. Tutto da farci, come ricordava il professor Valdospini, da farci esclamare, il re è nudo, cioè è quasi recitato un j'accuse, potremmo dire, no? Cioè non ci sono più alibi per nessuno, nessuno si può più nascondere dietro un dito da questo punto di vista. E allora, ultimi due esempi per dimostrare come la pandemia abbia accelerato cose che già conoscevamo. Prendiamo la dimensione demografica, un tema su cui ritorno fra poco, veramente inquietante. Noi sappiamo già, non abbiamo ancora il dato ufficiale, che nel 2020 saremo sprofondati sotto la soglia dei 400.000 nati nell'anno. Nel 2019 eravamo a 420.000 nati, quindi c'è stata un'ulteriore riduzione. Ma quello della denatalità è un fenomeno che affligge il nostro sistema ormai da numerosi anni. Se pensiamo che anno dopo anno noi battiamo continuamente nuovi record in negativo in termini di numero di bambini nati,
Dire che nel 2020 nascono meno di 400.000 bambini vuol dire essere a circa la metà di quelli che nacquero nel 1945, voglio dire quando uscivamo appena dalla Seconda Guerra Mondiale. Cioè stiamo toccando dei numeri che sono semplicemente i dati più bassi di sempre da quando possediamo statistiche demografiche, ovvero l'anno 1861, l'anno dell'Unità d'Italia. Mai si erano fatti così pochi figli. Ma ancora una volta la pandemia ha ulteriormente aggravato un processo che era già in atto. Ultimo esempio, una certa rissosità della politica è cronaca di queste ore, come anche i conflitti interistituzionali tra Stato e Regioni che abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto sotto gli occhi in questi mesi, ma anche qui c'è da ricordare come da quando è stata varata la riforma del titolo V, la Corte Costituzionale si è trovata a dirimere decine di volte controversie sulle materie concorrenti tra Stato e Regione. Quindi anche dal punto di vista politico e istituzionale c'è stata un'accelerazione di fenomeni, processi preesistenti. Ecco, questa è la chiave di lettura generale, quindi il re è nudo, non ci sono più alibi per nessuno. Allora, se tutto questo è vero, qual è stata la reazione da parte dei cittadini? Qual è stata la reazione nella psicologia collettiva? Io qui lo tocco rapidamente perché questo sarà il tema del vostro prossimo appuntamento di giovedì prossimo. Però insomma, non voglio rinunciare a ricordarlo. Nella psicologia collettiva si è installata un'equazione, diciamo così, meglio sudditi che morti. Cosa vuol dire? Che nel momento del massimo pericolo, nella percezione generale, ci si è affidati allo Stato, aggrappandosi allo Stato come un salvagente nel momento, nell'anno della paura nera, nel momento del massimo pericolo. E questo in una duplice accezione, direi. Da una parte, secondo una logica securitaria, diciamo così, accettando le misure restrittive necessarie per il contenimento del contagio. Noi a novembre abbiamo rilevato, con delle indagini di opinione, di comportamenti della popolazione, altissimi tassi di adesione alle misure restrittive che venivano messe in atto. Addirittura dati inediti e inaspettati per una società così anche fortemente individualista come la nostra. Se io penso che per il 58% degli italiani a novembre era giusto rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, o il 77% che chiedeva pene severe per chi non indossa le mascherine di protezione delle vie respiratorie. Addirittura il 56% chiedeva il carcere per i contagiati che non rispettano rigorosamente le regole della quarantena. Quindi, come vedete, una grande adesione rispetto alla leva sicurizzatrice, diciamo così. Questo per un verso. Per l'altro aspetto, dicevo, lo Stato come salvagente, perché non possiamo non ricordare il fatto che sono state ingenti le risorse pubbliche che sono state messe in campo di fronte all'emergenza sanitaria. Se pensiamo ai numerosi decreti che si sono susseguiti, le misure di sussidio, di ristoro, i bonus, questo sarà oggetto più nello specifico del terzo dei quattro appuntamenti che sono stati fissati. Abbiamo usato questa espressione della bonus economy. Io voglio ricordare soltanto dato ad esempio dell'INPS, in 10 mesi l'INPS, a cui poi si aggiungono altre misure, quelle dei comuni, delle regioni, ma stiamo sull'INPS, sono stati erogati 33,5 miliardi di euro ad una platea di beneficiari di circa 15 milioni, che tradotto è come se fossero state trasferite più di 2.200 euro a testa a un quarto della popolazione italiana, quindi sono state veramente enormi. Poi naturalmente c'è il tema di aver spinto i conti pubblici su una china veramente pericolosa, con un rapporto tra debito e PIL che si avvicina ormai al 160%. Quindi la reazione da parte della popolazione è stata questa, no? Questa logica del
meglio sudditi che morti. Però io vorrei, al di là di questa analisi congiunturale su cui tutti naturalmente ci siamo concentrati, vorrei fare un esercizio per provare a immaginare cosa succederà a un certo punto, quando finalmente vedremo la luce in fondo al tunnel, quando ci avvicineremo alla fine di questa emergenza sanitaria, perché questa è una certezza, voglio dire, nella storia millenaria della civiltà umana abbiamo superato epidemie, pestilenze ben peggiori di questa. Se io penso ad esempio alla peste nera alla metà del 300, gli storici concordano nel dire che fece un numero di vittime pari a un terzo della popolazione europea dell'epoca, quindi qualcosa di una scala veramente diversa. Beh, proviamo a fare un esercizio di suggestione, no? Di fuga in avanti. A un certo punto, attraverso cure efficaci o attraverso una immunità garantita da vaccini finalmente distribuiti, quindi un'immunizzazione garantita dai vaccini, a un certo punto riusciremo a lasciarci alle spalle questa crisi legata all'emergenza sanitaria. Quindi in qualche modo dovremo anche farci cura del sistemare le ripercussioni economiche e sociali legate all'emergenza sanitaria. Siamo sicuri che a quel punto noi non ci ritroveremo ad essere esattamente quelli di prima? Questo è il rischio più grande. Perché guardate, noi al di là della lettura congiunturale dell'anno, il 2020, che abbiamo fatto e che naturalmente assorbe le attenzioni di tutti, non possiamo dimenticare che prima ancora dell'arrivo dell'emergenza, la nostra società italiana, come direi più in generale, le società occidentali, erano scosse da una profonda inquietudine, che noi ci ritroveremo tale e quale alla fine dell'emergenza sanitaria. Allora, al di là della lettura congiunturale dell'anno, noi dovremo cominciare ad esercitare le nostre responsabilità, ciascuno per le proprie competenze, per il proprio ruolo, almeno le nostre responsabilità di analisi. Dovremo esercitare le nostre responsabilità di analisi per provare a spiegare quella profonda inquietudine. Ricordavo il dato dei consumi e degli investimenti, che prima dell'emergenza non era ritornato ai livelli pre-crisi, ricordavo il dato della liquidità parcheggiata sui conti correnti. Le persone erano attanagliate prima anche dell'emergenza sanitaria da una profonda inquietudine. E questo è il tema su cui, al di là della lettura congiunturale, ci dovremmo concentrare. E io mi avvio alla conclusione. Do una risposta a questa profonda inquietudine, metto lì quest'altro elemento di analisi per la discussione, usando una battuta che credo spieghi tutto. È una profonda inquietudine che attraversa la società italiana e le società occidentali, che dipende dal fatto, detto in estrema sintesi, che stiamo percependo che il baricentro del mondo si sta spostando dall'Atlantico al Pacifico. Cioè, si è ormai da tempo insinuata segretamente nelle nostre coscienze la paura che a un certo punto arriverà qualcuno e ci toglierà dal nostro piedistallo del benessere, che a un certo punto arriverà qualcuno e ci toglierà e prenderà il nostro posto sul palco della storia. Questo, guardate, è quello a cui ci porta il bilancio di questi ultimi 30 anni, diciamo così, di globalizzazione accelerata. No? Un periodo straordinario da moltissimi punti di vista. Il PIL del mondo è più che raddoppiato in questi ultimi 30 anni di globalizzazione, più 130%, il valore dei commerci mondiali è aumentato di 6 volte, il valore degli investimenti esteri è aumentato di 7 volte, la quota percentuale di popolazione del mondo che vive al di sotto della soglia di povertà internazionale è diminuito dal 36% al 10%. Cioè, abbiamo in un arco di tempo molto breve, solo 30 anni, abbiamo cioè colmato dei divari, degli squilibri sociali ed economici a livello planetario che erano storici, giganteschi. Voi pensate che 30 anni fa due terzi dei cinesi viveva sotto la soglia della povertà internazionale. Oggi solo lo 0,5%
dei cinesi si trova ancora in questa condizione di grave deprivazione materiale. Cioè anche nelle regioni del pianeta, nei paesi del pianeta che eravamo abituati a considerare di serie B, è cresciuta una solida classe media con un accesso di massa alla società dei consumi, con una stratificazione al rialzo del benessere, dei livelli di istruzione, al punto tale che oggi le società occidentali si sentono, vedono, come dire, il crepuscolo di quel mondo a cui eravamo abituati, basato su una secolare supremazia economica, tecnologica e militare dell'Occidente. È questa la segreta paura che ci rende così inquieti e che molto materialmente si traduce nel blocco dei meccanismi di mobilità sociale, che ha cominciato a riguardare per la prima volta nella nostra storia sociale l'attuale generazione di giovani. E mi avvio veramente alla conclusione. Questo spiega anche una certa curvatura del linguaggio politico e della domanda politica che abbiamo conosciuto nell'ultimo scorcio di storia. Trump è stato un formidabile interprete, dal mio punto di vista, di questa evoluzione. Appelli e slogan come Make America Great Again stanno lì a simboleggiare esattamente questa paura di cui ho parlato, questa inquietudine, per cui l'appello è la voglia di ritornare ad essere un grande paese. Make America Great Again, è quel again che fa la differenza, o il nostro più prosaico prima gli italiani. E allora oggi sappiamo anche che si inaugura però un nuovo corso a Washington con l'elezione del nuovo presidente, un nuovo corso si inaugura anche a Bruxelles. Avevamo conosciuto l'Europa matrigna dell'austerity, l'Europa nemica di Bruxelles, avevamo conosciuto la Brexit, la ferita della Troica in Grecia, il sogno europeo sembrava ormai diventato un incubo. Oggi sappiamo che si inaugura un nuovo corso a Bruxelles, la sospensione del patto di stabilità, ingenti risorse, una condivisione del debito tra i paesi membri. Nuovo corso a Bruxelles, nuovo corso a Washington. Bene, ma non per questo tutti quei problemi che avevano portato, diciamo così, al trumpismo, al sovranismo, al populismo, sono scomparsi. Non dimentichiamo che alle ultime elezioni americane più di 70 milioni di elettori che hanno espresso il voto, ovvero poco meno della metà, hanno votato per Trump dopo averlo visto all'opera per 4 anni. Allora voglio dire, quei problemi di cui il trumpismo è stato un interprete sono ancora lì, sono ancora lì. E questi, secondo me, al di là della lettura congiunturale legata alla pandemia, sono gli aspetti a cui dovremo dare risposta nei prossimi anni. In un paese, l'Italia, caratterizzato da una strutturale bassa crescita, voglio ricordare che negli ultimi 10 anni, tra il 2009 e il 2019, il PIL italiano è aumentato soltanto del 2,4% in termini reali rispetto ad una media dei paesi europei del 16,7%. Quindi abbiamo un paese caratterizzato da una bassa crescita economica, strutturalmente, che sta attraversando una radicale transizione demografica, denatalità, invecchiamento della popolazione, terzo aspetto, riduzione della popolazione complessiva, iniziato dal 2015 in avanti. Questo significa che per i prossimi decenni avremo sempre un minor numero di persone nella fascia di età attiva, lavorativa, che dovrà sostenere una piramide demografica completamente invertita, con problemi di stabilità del debito pubblico e di sostenibilità della spesa sociale enormi. Quindi un paese caratterizzato da una bassa crescita strutturale, attraversato da una transizione demografica radicale, in cui, come dicevo, il blocco dell'ascensore sociale sperimentato per la prima volta dalla generazione dei giovani pone non soltanto dei problemi di natura economica e materiale, ma ormai anche dei problemi di natura identitaria, il che spiega l'evoluzione o involuzione della politica che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, il che spiega come si sia insinuato nel dibattito pubblico
senza più pudori, senza più censure, anche un concetto, quello di democrazie illiberali, anche in Europa, penso alla Polonia, penso all'Ungheria, penso alla Russia, che era stato messo ormai, pensavamo, nella soffitta della storia, perché anche quello è diciamo così, la cartina al tornasole del fatto che forse oggi le moderne democrazie liberali scontano sempre maggiori difficoltà a rispondere ai bisogni sociali delle loro popolazioni. Allora io mi fermo veramente, come avete visto siamo passati da una lettura congiunturale dell'anno, il sistema Italia come una ruota quadrata che non gira, in cui l'epidemia ha squarciato il velo su tutte le nostre fragilità, fino però a, perché di questo abbiamo anche bisogno, a spostarci su una lettura più profonda e più di lungo termine, su cui ci giochiamo senz'altro il futuro e i prossimi decenni. Grazie per l'attenzione. Direttore, grazie a lei, grazie a lei. E poi nell'ultimo giro cerchiamo di capire cosa possiamo fare a questo punto, perché lo scenario è importante, strutturalmente ci mette di fronte a dei problemi grossi, ma che dobbiamo affrontare. Forse già col professor Vannucci, nel suo intervento, possiamo vedere come vede lui, che cosa ci dirà dal punto di vista economico, insegna economia. Grazie professore per essere con noi. A lei subito la parola, così stiamo nei tempi. Invece grazie, ringrazio io la Fondazione Rosselli e il Censis di questo bel ciclo di iniziative, sono onorato di prendere parte a questa prima iniziativa. Vado molto nel solco di quello che ha già detto il direttore Valeri, ma non ho la sua capacità narrativa e quindi mi aiuterò con delle slide, con delle diapositive, spero di condividerle rapidamente. Penso che le vediate. Molto bene, molto bene. Ok, io ho intitolato questo mio intervento La ruota quadrata che non gira, e ci ho aggiunto non girava, perché come già anticipato il direttore Valeri c'erano già tanti segnali sia per l'Italia in un'ottica di stretta italiana, ma sia anche proprio da un punto di vista di Occidente, di modello occidentale, abbiamo cominciato a segnare il passo già da un po'. Una brevissima agenda di quello di cui andrò a parlare, ma alcune cose saranno semplicemente una rappresentazione grafica di quanto già il direttore Valeri ci ha detto e ci ha raccontato. Quindi vediamo cosa è successo al prodotto interno lordo, cerchiamo di capire bene che cosa l'andamento demografico, e poi con l'andamento demografico disoccupazione, ma non solo e non soltanto l'elemento della disoccupazione, ma va visto poi quello dell'occupazione e quello anche degli inattivi, e tutto questo poi va a collassare in quelli che sono i conti pubblici e spesa sociale, perché l'abbiamo visto benissimo, laddove aumentano il disagio sociale, laddove c'è da bloccare delle attività produttive per salvaguardare appunto il sistema sanitario, evidentemente c'è bisogno di ristori, di reddito di cittadinanza che era già arrivato e quant'altro. E da questo, per vedere appunto la sostenibilità dei conti pubblici e della spesa sociale, scaturisce il tema della produttività. E quindi il tema centrale, anche questo recovery plan, va, come dire, a incidere, va a intersecare esattamente questo necessità di avere redditività da questi soldi che andremo a immettere nel sistema. E poi alcune considerazioni conclusive. Questo è la situazione debito PIL, sono tutti dati che non prendono, diciamo quasi tutti non comprendono il 2020, a parte vabbè, alcuni che ho aggiornato, però è per dare un'idea di quello che già succedeva prima, cioè questo è l'andamento del debito pubblico italiano, che ovviamente nel 2020 avrà un'esplosione, e questo in blu è l'andamento del PIL. Sembrerebbe che diciamo questo atteggiamento crescente della curva, in realtà questo è un PIL nominale. Quando si va a riportare ai dati del 2019, si vede che dal 2008 non si è ancora recuperato il valore, appunto nel 2019 non si era ancora recuperato il valore del 2008 rispetto invece a questo trend di crescita registrato nei decenni precedenti. E cosa succede nel 2020? Ecco lo shock, quindi di fronte a questo è base 100 al primo trimestre 2008, quindi
pre-crisi Lehman Brothers, e poi vedete che a valori reali il PIL italiano non raggiunge più quel valore. E poi il tracollo del 2020 col meno 5,5 del primo trimestre, il meno 13 e così via. Vedete queste piccole, come dire, queste piccole parallelepipedi che sembrano quasi puntiformi, sono tutte le variazioni trimestrali del PIL. Quindi tante volte quanto ci siamo, come dire, arrovellati se si faceva più 0,2, più 0,3 e così, e invece si vede che quando poi le cose tracollano in maniera sostanziale, che se ci sono anche degli errori, dei potenziali errori di stima in questo 0,1, 0,2, vedete che poi insomma tutto va a concentrarsi in quelle che sono queste grandi variazioni. Qui si vede quello che è stato il tracollo Lehman Brothers, quindi ha messo a paragone rispetto a quello che è stato la pandemia, insomma siamo su un altro ordine di grandezza. E poi struttura italiana, quindi vediamo il PIL già che non corre, vediamo poi come si sistema tra nord, centro, sud, quindi il problema anche appunto degli investimenti nel sud, e se ne sente parlare tanto di quanto questo recovery plan debba davvero andare a incidere anche territorialmente in modo diverso in Italia. Quindi si vede la linea grigie e verdi che sono il nord e il centro, quindi si vede come il centro e il nord siano andati più o meno di pari passo anche negli anni scorsi, dal 2000 in avanti, con questo picco negativo crisi Lehman Brothers, però si vede come in realtà il sud fa da zavorra, e quindi anche se ci sono, diciamo, questi risultati positivi del nord e del centro vengono, come dire, ammorbiditi, vengono in qualche modo penalizzati da un sud che funziona peggio. Poi una comparazione area euro e Italia con gli altri player europei, Francia, Germania, Spagna, si vede a partire dal 2005 il PIL italiano quanto sta sotto rispetto alla corsa che fanno gli altri. Si vede la Spagna, anche la grande crisi, ma poi la capacità di ripartenza che ha avuto in anni recenti. Ecco, questo faccio solo osservare l'interesse del grafico, questa parte qui, questa è la parte di deficit fatta dopo la crisi Lehman Brothers, e si vede come l'Italia è stata, e si dice sempre, virtuosa, cioè ha preso l'austerity come davvero un messaggio importante per i propri conti pubblici, e quindi anche dopo la crisi Lehman Brothers non si è fatto deficit per investimenti, cosa che invece hanno fatto tutti gli altri paesi, Germania compresa, che in particolare l'ha fatto dopo la riunificazione. Quindi si vede come la Germania si muova facendo deficit quando c'è bisogno davvero di ridare impulso poi alla propria economia, e così la Spagna, eccetera. Quindi questa linea blu che sta qua su alta vuol dire che abbiamo fatto più austerity degli altri. Questo è un grafico che racconta quanto ci diceva il direttore Valeri sul risparmio delle famiglie italiane, e si vede come questa impennata della pandemia, quindi si è smesso di credere, di aver fiducia in quello che è il consumo, in quello che è l'investimento del capitale produttivo, e quindi c'è questa grande ritenzione di risparmio. Ecco, un brevissimo passaggio alla situazione demografica. Qui abbiamo la distribuzione per fasce d'età della popolazione in classi quinquennali. Evidentemente, poi ci tornerò tra qualche slide, c'è da fare le differenze tra quelle che sono le classi di età che si definiscono produttive, cioè quelle che danno valore aggiunto col proprio lavoro, quelle che invece hanno bisogno di spesa sociale, che sono evidentemente quelle legate all'istruzione, al pensionamento, e poi tutti gli aiuti di spesa sociale anche a età intermedie, quindi reddito di cittadinanza, cassa integrazione, eccetera. E qua accanto abbiamo invece l'indice, questo qua a destra è l'indice di natalità. Vedete queste cifre che diminuiscono, se non mi ricordo male sono in per mille, quindi comunque è significativo il trend. Questo è il numero di figli che si fanno ogni mille abitanti, quindi vedete questo trend decrescente. Importante l'indice di vecchiaia, che è il rapporto tra gli ultra 65 anni e i minori di 14 anni. Vedete come dal 2002 al 2018 quest'indice passa da 131 anziani su 100 giovani, è passato già a 168 anziani
ogni 100 giovani e così via. E immaginatevi appunto questo, questo, questo tipo di parametro anche in, in termini di come dire, popolazione pensionata rispetto a popolazione di attivi. Ecco, questo è il grafico che ci racconta quanto esattamente ci diceva il direttore Valeri tra nascite e decessi, quindi vedete come le nascite stiano via via decrescendo dal 2002, i decessi stanno crescendo, perché? Perché comunque c'è una diciamo c'è un accumulo di popolazione anziana, comincia ad arrivare qualche classe molto numerosa del post guerra all'età ovviamente più avanzata, e quindi c'è questi aumenti di anche di decessi. Faccio osservare che nel 2020 si sta parlando di circa 80.000 decessi in più rispetto al 2019, quindi questa sequenza di circa 600.000 decessi, 630, si porterà a oltre 700.000 decessi nel 2020. Ok, quindi vedete che questo trend avrà di nuovo un sbuffo verso l'alto, causa ovviamente pandemia. Ecco qua poi il racconto di occupati e disoccupati, si vede la linea della disoccupazione che è questa sotto, si vede che è decrescente in questi ultimi anni, quindi sembrerebbe addirittura, come dire, una fase di miglioramento, ma qui c'è qualcosa che va capito in termini poi di conti pubblici complessivi, perché di fronte a una diminuzione di tasso di disoccupazione nel 2020, però diminuisce fortemente anche il numero di occupati. Vedete gli occupati che sono proprio quella, diciamo, lo zoccolo duro della classe produttiva, cioè la parte di italiani che produce valore aggiunto, vedete che sta intorno a questi 23 milioni, era crescente in questi anni e poi nel 2020 invece ha questo picco negativo, e questo differenziale è di circa appunto 700-800 mila unità, e queste sono persone in meno che producono. Ecco gli inattivi, che cosa succede? Gli inattivi, sembra appunto questo trend decrescente viene assolutamente ribaltato già nei primi mesi del 2020. Quindi questi inattivi sono a compensazione di quelli che, diciamo, la diminuzione della disoccupazione, la diminuzione dell'occupazione vuol dire che ci sono degli inattivi. In questo grafico, scusate, si legge male, ma si vede che il grande decremento di occupati è principalmente nei dipendenti a termine e indipendenti, quindi la grande, ovviamente la grande perdita di posizioni lavorative è per lavoratori dipendenti e per contratti a tempo determinato. Questo è un indice di disuguaglianza comparato, si vedono appunto varie altre nazioni in comparazione con l'Italia, ma vedete questo nero è quello dell'Italia. Ora non si va nel dettaglio, però si vede come l'Italia in realtà questo indice di disuguaglianza, cioè la distribuzione della ricchezza nella popolazione, si vede come questo nero sta risalendo posizioni. Ciò vuol dire che in Italia sta aumentando in termini comparati la disuguaglianza rispetto a quella di altri paesi. Ecco, qui vado molto rapidamente, ma per capire ristori, reddito di cittadinanza, pensioni, spesa sanitaria, spesa per istruzione, compresi banchi a rotelle e tutto il resto. Come si fanno i conti pubblici, entrate e uscite? Ovviamente qui abbiamo fatto un'analisi che tra l'altro poi ha trovato sviluppo in un quaderno Rosselli del 2020, quindi facendo riferimento a 30.000 euro di pro capite, 60 milioni viene fuori circa un miliardo, 1.800 miliardi poi di PIL, quindi rispetto a questi 30.000 euro che è diciamo la produzione necessaria ad ogni italiano per tenere i conti pubblici in pari, ecco, si vede età 0,18 oppure 0,24 per università, abbiamo un costo per istruzione. Qui in questo modello che abbiamo preparato si va cittadino per cittadino, quindi non c'è un ammortizzatore della famiglia che paga per l'adolescente, insomma, per lo studente, quindi ognuno marcia da sé, quindi lo studente che marcia da sé, a prescindere poi che questi soldi gli arriveranno dalla famiglia, ma saranno per l'appunto quelli di qualcuno che è in età produttiva, comunque costa circa 150.000 euro per 18 anni, quindi circa 8.000 euro è il costo, la spesa che si ha per uno
diciamo, per uno studente, quindi il 25% di quello che è il PIL prodotto da ogni singolo cittadino. Poi età 14-19, evidentemente cioè abbiamo reddito minore di 1, quindi minore di questo 30.000, età 18-69 sono quelli che sono occupati, okay? Quelli che devono produrre, che devono mandare avanti la macchina. Ovviamente dentro a questi c'è tutta la cassa integrazione, reddito di cittadinanza, quindi laddove si tolgono unità produttive da questa fascia d'età, automaticamente abbiamo un saldo doppiamente negativo, perché non producono più reddito e vanno in stato di bisogno sociale, eccetera eccetera. Poi età 67 oltre pensioni, è calcolato che ci sia circa un 15-20% del sistema retributivo che è superiore rispetto al pareggio del contributivo, quindi diciamo i pensionati che si stanno pagando attualmente ci costano il 15-20% in più rispetto ai contributi che hanno versato, e poi eccetera, e l'efficienza del lavoro. Ecco, sulla base di questa analisi, se si mantiene l'evoluzione demografica, quella che abbiamo visto prima, rispetto a un 2019 in cui c'era sostanzialmente un bilancio in parità, vedete quali sono i numeri che ci aspettano nei prossimi anni. Cioè, rispetto a un bilancio di parità si va a 81 miliardi di deficit, tutto fermo al 2019, ok? Quindi senza, diciamo, il correttivo shock del 2020. Quindi se niente fosse cambiato, se la ruota era quella quadrata di prima, questo sarebbe stato il ruzzolamento molto pericoloso per gli anni a venire. Derivante proprio dal fatto che si spolpino le classi centrali, via via le classi centrali di età, e che quindi manchi poi la compensazione per la spesa sociale. Vediamo appunto, andiamo al tema della produttività, che poi ho chiamato redditività, efficienza, eccetera. Le ore lavorate, vedete come i vari paesi abbiamo questo livello di ore lavorate. In Italia abbiamo già assistito negli ultimi decenni a questa diminuzione di ore lavorate. Questo vuol dire contratti a tempo determinato, contratti non continuativi, e quindi l'ore medie lavorate, quindi per lavoratore. Invece si vede come la Germania sta in qualche modo crescendo in termini di ore lavorate. La Francia invece fa una politica di riduzione delle ore di lavoro, si vede che questa striscia gialla qua sotto. Quindi anche questo è il tema del numero di ore di lavoro settimanale, giornaliero, è un tema da affrontare senz'altro nel prossimo futuro. E questo ovviamente, le ore lavorate, questo sono dati recenti del 2020, vedete il picco negativo rispetto ai casi precedenti, okay? Quindi si vede come la produzione proprio si è impantanata. Rapidamente vado verso la conclusione. Produttività, comparazione internazionale, questo è il grafico che fa più male, perché questo è la produttività per ora lavorata. Guardate il grafico italiano, che c'è una crescita fino al 2000, poi dal 2000 al 2019 non c'è nessun incremento di produttività per ora lavorata dagli italiani. Questo è tremendo quando si parla appunto di quel valore aggiunto che la fascia produttiva di età deve appunto produrre per compensare quelle che sono le uscite statali. Si vede invece come gli altri paesi abbiano trend ovviamente non marcatamente ma assolutamente crescenti. Si vede per esempio il caso della Germania, si vede il caso della Francia, in cui c'è questo incremento tendenziale della produttività per ore lavorate. Quale uno dei casi possibili per spiegarsi questa poca produttività, poca redditività? I brevetti. Quindi vediamo che cosa succede in termini di brevetti, e quindi questo poi interseca il tema della formazione, delle spese per istruzione, eccetera. Quindi il tema dei brevetti dal 2000 al 2017, si vede come l'Italia cresca in termini di numero di brevetti, ma guardate che cosa succede alla Cina, quello che diceva il direttore Valeri dello spostamento dell'asse. La Cina, che nel 2000 sostanzialmente non ha brevetti, vedete nel 2017 questa esplosione del numero di brevetti, così come la Corea del Sud. Quindi si vede proprio questo slittamento verso est di tutto, diciamo, quella che è anche la capacità produttiva di alto livello. Questa è la domanda di brevetto ogni 100.000 abitanti. Questo va a interrogarci sulla qualità della nostra formazione, dell'istruzione, poi comunque l'istruzione che poi si connette anche all'ambito lavorativo. Si vede che l'Italia è crescente da 5,6 a 6,8 in questi anni, ma guardate i livelli di paesi che hanno una spesa per istruzione molto più elevata, come la Svezia,
anche la stessa Francia, eccetera. Quindi vedete i livelli di brevetti ogni 1.000 abitanti, e questo vuol dire imprenditoria, vuol dire comunque capacità comunque di intercettare bisogni, lavoro, eccetera. Ovviamente la Cina rimane in termini percentuali relativamente bassa, ma insomma sono tanti miliardi, e quindi ecco, anche con questo 0,5 poi corrono rapidamente. Invece si vede appunto la Corea del Sud, che tipo di crescita ha avuto in termini di brevetti ogni 100 abitanti. I settori, ma tendenzialmente l'Italia poi tiene in alcuni settori, si veda per esempio la farmaceutica, non a caso con i vaccini anche i contributi delle nostre aziende sono arrivati, quindi vuol dire che sulla farmaceutica, su alcuni settori, siamo in grado di stare sul pezzo. Invece abbiamo perso completamente penetrazione di mercato nell'ambito dei computer e anche negli ambiti più tecnologici, anche per esempio ingegneria meccanica, stiamo cedendo via via spazio. Basta ricordarsi, l'ho citato in altre occasioni, di altre iniziative organizzate dalla Fratelli Rosselli. Pensiamo all'esempio del PAIL a Prato, oppure del Common Rail brevettato dall'Alfa Romeo e poi svenduto alla Bosch per poche lire. E qui ovviamente i brevetti poi nelle varie regioni italiane, qui si vede appunto il gap, tutte le regioni del sud sono a scarsissimo numero di brevetti, quindi questo sta a dire che quel discorso, quell'analisi del PIL che facevamo prima, deve essere in qualche modo poi reincentivata anche proprio da questa capacità di ritrovare produzioni di valore anche in questa zona dell'Italia. Alcune considerazioni conclusive, ma sono veramente, senso, ne abbiamo tutti anche di molto più approfondite di queste, ma giusto per farci un quadro del motivo per cui la nostra ruota è più quadrata di quella delle altre. Beh, la Germania si è tenuta alta su certe produzioni di alta gamma, si pensi all'acciaio, non ha perso quote di mercato nella produzione di acciaio di un certo livello, mentre noi siamo stati massacrati, le nostre aziende metallurgiche sono state massacrate dal sud-est asiatico, dalla Cina, dalla Corea. Quindi laddove si venda acciaio a bassi costi, ovviamente l'Italia non ci rientra più nel mercato. La Germania si è salvaguardata in questi anni. La Francia si è tenuta e si sta tenendo il nucleare da decenni, quindi avendo un'indipendenza energetica rispetto a quella italiana, eppure il rischio nucleare ce lo siamo preso anche noi, perché insomma, se gli scoppiava una centrale o se gli scoppierà una centrale, ecco, ci andremo di mezzo anche noi. Investimenti pubblici hanno ricomprato aziende che avevano privatizzato, quindi anche, insomma, temi interessanti. Paesi del Nord Europa, fedeltà fiscale, gender gap, lo citava prima il direttore Valeri, cioè questo è la condizione dell'occupazione femminile, è una cosa che a breve, medio, lungo termine porta degli svantaggi a chi non la percorre. È stata bellissima la scena di pochi giorni fa in cui mi sembra in Estonia il primo ministro ha giurato davanti al Presidente della Repubblica, donne tutte e due, quindi insomma questo è lo stato dell'arte in certi paesi. La Spagna c'è una certa, rispetto all'Italia, forse una deregolamentazione, abbiamo visto quanto deficit hanno fatto, si vede per esempio con le squadre di calcio Barcellona e Real Madrid che ci hanno vinto Coppe Campioni a tutto spiano e hanno i maggiori indebitamenti nell'ambito calcistico, quindi si vede come la Spagna in qualche modo fa questo tipo di scommessa di deregolamentazione pur di dare impulso all'economia. Beh, Cina e Asia, costo del lavoro più basso, investimenti in innovazione e tutto quello che ci raccontava il direttore Valeri su questo mondo che in realtà, insomma, ecco, ce ne stiamo accorgendo forse un po' tardi e che sta cominciando a prendersi pezzi di mondo, pezzi di produzione, e ora insomma l'onda è arrivata anche quella lì. Va bene, Regno Unito, qualche relazione di favore con gli Stati Uniti, quindi anche in ambito commerciale, anche post-Brexit, ma già Trump aveva fatto delle, come dire, degli strizzatine d'occhio importanti. Quindi ecco, rispetto all'Italia, faccio un caso: Amazon ha pagato, mi sembra, una penale con il fisco italiano di 100 milioni per sanare 10 anni di tasse non pagate in Italia. In Gran Bretagna ha pagato, mi sembra, 800-900 milioni di tasse soltanto in un anno. Quindi a dire, queste sono le differenze, nel senso che
in alcune relazioni anche con delle multinazionali, il mondo anglosassone a volte è più tutelato rispetto a quanto non lo sia l'Italia. Vabbè, gli Stati Uniti, insomma, di tutto di più, a parte lo scempio dello spettacolo che hanno offerto recentemente appunto i suprematisti a Capitol Hill, però ovviamente, insomma, dal mercato statunitense del lavoro e della produzione c'è tutto da imparare. Ecco, la considerazione conclusiva: la ruota girerà, perché se non girava riusciremo a farla girare? Io trovo delle criticità italiane, ma sono già state citate: sistema giudiziario, amministrativo, lavoro. Proprio ieri sentivo una trasmissione anche Restart sul 2 verso mezzanotte, in cui c'era questo tema di queste diatribe legali per questioni di lavoro, per questioni amministrative che non sono tollerabili, e soprattutto questo ci interroga: il recovery plan, una volta che l'avremo messo nel sistema, saremo capaci di far arrivare in fondo quei progetti su cui poi viene strutturato questi finanziamenti? Vabbè, squilibrio territoriale e generazionale l'abbiamo già detto. Una cosa che si è avvertita in Italia, e a maggior ragione con questo aumento di risparmio delle famiglie, il mancato reinvestimento degli utili nella competitività aziendale. Si pensa al caso Ilva, in cui non è stato fatto niente nel corso degli anni per rendere sostenibile la produzione d'acciaio, e poi ci si trova con un blocco enorme, perché a questo punto diventa molto complicato ripartire e rimettersi sul mercato. Poi il tasso di povertà in Italia e quello squilibrio di cui prima, insomma, ecco, abbiamo veramente un tema, e quindi che sia un reddito di cittadinanza, che siano ristori, ci sarà comunque da provvedere. Proposte: ovviamente la necessità di investimenti pubblici per la ripresa dell'economia, questo va da sé, insomma, ecco, tutto il leader pubblico si vuole. Una direzione da incoraggiare, secondo me, è quella della accrescimento della resilienza, quindi mitigazione dei rischi. Si pensi rischio sismico, idrogeologico, sanitario, approvvigionamento energetico, green economy sostanzialmente. Cioè, tutto questo è davvero non solo il tema digitale, ma anche tutte queste cose dovrebbero essere, secondo me, prese in considerazione. Si pensi per esempio al rischio idrogeologico e quanto ci costa ogni volta che esonda un fiume, che c'è Genova e la Liguria sott'acqua, la stessa Toscana che subisce smottamenti, crisi di strade, di viabilità. E quindi, insomma, ecco, modalità per investire questo recovery plan, secondo me, ne possiamo trovare. Grazie dell'attenzione, ho concluso. Grazie, professore. Complimenti Valeri, complimenti Vannucci, perché ci avete, insomma, restituito. Bisognava andare in profondità, quindi abbiamo fatto parlare in maniera approfondita di temi importanti, cioè il sistema paese, e non solo il sistema paese, ma in mezzo a tutto il resto del mondo che cambia. Forse, insomma, con una botta di realtà, dobbiamo andare avanti adesso a discutere un po' nella seconda parte. Ringraziamo ancora i tanti che sono qui con noi, potete scrivere qualche domanda se ce l'avete nella chat, così ne possiamo leggere ai nostri relatori. E, Presidente Spini, non so se vuoi traghettare in questa seconda parte la nostra discussione. Abbiamo con noi, riusciamo anche a portare qualcuno qui a parlare, abbiamo con noi Maria Vitali Volant per un intervento, abbiamo probabilmente una connessione, una bella sorpresa, vediamo se si realizzerà, quindi non anticipiamo niente. Vedo una connessione qui, vediamo se prenderà vita. Prego, Presidente. Ah, beh, è difficile essere più bravo di te nell'animare questi incontri e queste discussioni. Veramente mi rallegro con te. Maria Vitali Volant è una socia della Fondazione Rosselli, che ci parla dalla Francia addirittura, quindi è un intervento particolarmente desiderato. Però non possiamo appunto dire che, avendo qui il presidente Eugenio Giani, che con questa dimostrazione di interesse dimostra anche l'attaccamento certamente alla Fondazione Rosselli, ma anche questa serietà di essersi venuto a documentare, è un presidente nuovo, eletto da poco, a documentare su questi grandi temi su cui le regioni possono avere veramente una grande influenza. Quindi dopo Maria Vitali Volant vorremmo chiedere a Eugenio Giani di farci un intervento. Ecco, quindi vediamo il collegamento. Prego Maria, a te la parola, e devi aprire il microfono. Vediamo se il governatore accende l'audio e il video, vuol dire che sarebbe arrivato in ufficio. Intanto il collegamento c'è. Intanto entra anche Andrea Puccetti della Fondazione Rosselli, che può prendere la parola dopo Volante. Vediamo se riusciamo a chiudere questo giro. Ci diamo una ventina di minuti, se siete d'accordo, perché
avete visto che qualità di discussione, che analisi. Questo è solo il primo dei quattro giovedì di incontro, quindi settimana prossima il secondo, poi il terzo e il quarto, su tantissimi temi, ma lo ricorderemo in chiusura. Prego, Volante. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovata. Grazie, mi fa piacere, state tutti molto bene, vedo la cosa, mi fa molto piacere in questo momento di crisi sanitaria. È la prima cosa da dirsi questa. È la prima cosa da dirsi. E siamo felici di questo. E vi ringrazio moltissimo, naturalmente, e ho molto apprezzato tutti gli interventi che mi hanno preceduta. E mi sento un po' così intristita da quello che ho visto sulla situazione italiana, che conoscevo naturalmente, anche se vivo all'estero da tanto tempo, seguo costantemente le nostre vicende, diciamo, politiche, economiche, culturali, eccetera. Mi sapevo naturalmente che c'era questa fragilità strutturale in Italia, insomma, da tanto tempo, questi investimenti mancati, questo problema del Sud che mi angoscia particolarmente, anche perché io sono presidente di un'associazione di italiani all'estero qui nel nord della Francia, dove ci sono tantissimi pugliesi, ci sono tantissimi siciliani, tantissime persone che sono approdate, diciamo, in Francia, qui nel nord, perché qui ci sono le grandi industrie dell'acciaieria, c'erano i cantieri navali, c'è AstraZeneca, per esempio, ci sono tante industrie chimiche dell'acciaio, dell'alluminio, e poi questa è una zona di miniere, quindi ci sono tantissimi italiani che lavorano nelle miniere, siamo al confine col Belgio e davanti all'Inghilterra. Dunque, insomma, queste persone naturalmente sono partite tanti anni fa, ma anche bisogna dire che l'emigrazione italiana continua, anzi, in questo momento siamo arrivati a cifre incredibili di italiani giovani, meno giovani, famiglie che partono, e questa diaspora italiana continua dappertutto, anche nei paesi dove prima non si andava, ai paesi per esempio dell'Asia, o non più solo in America, ma in America e in America del Sud, ma anche in altri paesi, in Africa per esempio. Poi l'Europa, naturalmente la Germania e l'Inghilterra tengono il primato dell'emigrazione italiana, alla Francia anche. Poi ci sono i famosi cervelli in fuga, i giovani ricercatori italiani e anche studenti che così vengono ancora, partono dall'Italia, e potremmo chiamarli, forse qualcuno si offenderà, emigranti economici. E qui si incrocia l'altro problema delicato dell'immigrazione. Qui in Francia stiamo vivendo in questo momento una crisi profonda legata all'immigrazione, e c'è una sorta di blocco a Calais, per esempio, qui non lontano da Dunkerque, dove io abito, ci sono tutti gli immigrati che partono ancora verso l'Inghilterra, nonostante la Brexit, nonostante tutti i problemi che voi conoscete molto meglio di me. Quello che mi ha colpito in questa, soprattutto in quello che ha detto il professor Vannucci, è che noi facciamo proprio la figura degli ultimi della classe, non certo più o meno degli ultimi della classe, mentre gli altri, compresa la Francia, no. Ecco, io ho visto i dati, c'erano dei dati del 2017, noi siamo nel 21. Io personalmente, vivendo qui dagli anni 90 praticamente, ho visto invece una flessione della produttività in Francia, una flessione degli investimenti pubblici, una flessione nell'ambito sanitario che
pur essendo ancora nell'eccellenza in un certo senso, invece in questo momento di pandemia e di crisi che insomma ha toccato la Francia quanto l'Italia, se non di più, soprattutto in questo momento, di flessione negli investimenti sanitari, ospedali che chiudono, che hanno chiuso da anni, diciamo, una mancanza di assunzioni negli ospedali, nelle maternità, chiusura delle maternità che prima qui in Francia erano praticamente ovunque, e tanti altri problemi legati anche a una flessione degli investimenti nella ricerca. Sono arrivata qui trovando un paese in cui, per esempio, questo magari può interessare Valdospini e anche gli altri, c'erano degli investimenti molto 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 importanti in ambito culturale, pensiamo a tutti i grandi musei, pensando agli investimenti anche in ambiti come l'arte contemporanea, che è un po' il mio dada, diciamo, il mio lavoro anche, e mostre, scuole d'arte, regolamentazioni, assunzioni, me compresa, e diciamo c'era veramente una volontà di, beh, il Centre Pompidou, i grandi musei che voi conoscete, insomma, e quindi invece da due, diciamo 5-6 anni, questi investimenti culturali sono a scemare. E quindi in Italia non si è parlato dell'industria culturale. A me piacerebbe che se ne parlasse un po' di più di questa industria culturale, perché invece noi abbiamo un patrimonio su cui dormire sogni tranquilli, punto interrogativo. Ecco, quindi penso che lascio, se ho finito il mio tempo, lascio la parola. Benissimo. A questi grandi esperti, e io non sono una grande esperta, spero di non avervi annoiato, e a presto, state grazie. Bene, soprattutto state bene, ci proviamo. Bene valete. Grazie. Maria, questo intervento da Dunkerque, no? Ci commuove. È una località, il simbolo. Parleremo anche degli investimenti culturali, però può essere interessante questo. Quando abbiamo riaperto gli Uffizi, qualche giorno fa, Franz Dea mi ha fatto un'intervista, che poi naturalmente mi sono visto, in cui appunto cercava di mettere in qualche modo in rilievo come in Italia si puntava sulla riapertura dei musei per la ripresa, e che questa era in qualche modo una tiratina d'orecchi per la Francia. Questo forse è stato significativo. Vero, verissimo, verissimo, Valdo. Grazie. Puccetti, imprenditore fiorentino, socio storico dei Rosselli, piacere vederti. Apri il microfono e a te la parola. Intanto vedo preparo una domanda. Vedo una domanda, ecco. Del professor Polizzi, poi per... Sì, infatti anticiperei questa domanda. Prego, prego. Così intanto ce l'abbiamo in mente anche i nostri relatori. Insomma, il professore ci dice: la fotografia fornita dal Censis è la più efficace immagine dello stato dell'Italia di oggi in tutti i suoi aspetti, e chiede, fermo restando che le crisi strutturali tipiche esistono, se la società civile tornasse ad avere fiducia nella gestione dello Stato, la notevole quantità di liquidità privata, di cui abbiamo parlato prima, non potrebbe essere la leva per un nuovo e diverso sviluppo, orientato per esempio sulla questione ambientale, che è già oggi il problema globale al centro dell'umanità? Quindi questa è una domanda che poniamo anche ai nostri relatori per l'ultimo giro. Per la replica, sì. E mentre leggo l'altra, a te Puccetti, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie per la possibilità di questo intervento, ho ascoltato con attenzione. Io mi occupo di impresa e naturalmente ho vissuto, come tutti voi, dal mio settore, anche da un punto di vista professionale, il cambiamento di questa annata, e mi interrogo su quello che potrà essere il futuro. Cerco di dare una nota non di ottimismo, perché ovviamente è chiaro, il campo economico è tale l'incertezza che l'ottimismo è fuori luogo, però parto da questa considerazione. Una delle cose che mi ha colpito di più nel 2020 fu il rimbalzo nel terzo trimestre che si registrò nel nostro prodotto interno lordo. Fu un rimbalzo piuttosto vigoroso e coinvolse anche l'industria, l'export e anche l'attività di import.
Ecco, da imprenditore naturalmente che conosce queste dinamiche, perché la produzione della nostra azienda è in Italia, però si avvale poi anche di collaborazioni estere, questo diciamo fu un motivo di conforto, perché la sensazione, e ce l'abbiamo netta se andiamo a vedere i dati dell'Istat nei famosi Q3, quindi nel terzo trimestre del 2020 paragonato al 2019, io mi sono fatto la stampa, perché poi è una fotografia piuttosto precisa, sia dal lato dell'investimento delle famiglie e sia dal lato degli investimenti delle società finanziarie, come per esempio la nostra, noi siamo produttori, se non quasi sovrapponibile, il terzo trimestre del 2020 ha recuperato moltissimo sul terzo trimestre del 2019. Questo per dire che l'Italia ha comunque una economia con molte naturalmente tare, sono state evidenziate gli investimenti, la politica industriale che manca, però ha una macchina, se vogliamo utilizzare una metafora di questo tipo, che è molto reattiva dal punto di vista di produzione. Questo riguarda anche la produzione di beni e servizi, perché questo rimbalzo è stato generalizzato. Naturalmente questo deve essere un motivo di ottimismo ora che ci avviciniamo a, diciamo, a un po' di luce, no? Questo piano pandemico ci fa pensare, ci fa sperare, almeno questa diciamo, è la mia lettura, che la situazione vada a migliorare e che naturalmente questo rimbalzo ci possa essere. Così non è stato naturalmente nel quarto trimestre, il dato noi non l'abbiamo a disposizione perché l'Istat lo darà ad aprile questo dato. Però naturalmente ecco, c'è un retroterra produttivo in Italia che si è dimostrato nei fatti reattivo nel momento diciamo del deconfinamento, per usare diciamo un termine più francese. Maria, ti saluto. Il problema qual è? Che comunque le aziende italiane nell'anno scorso hanno eroso, e questi sono dati poi di Banca Italia, ma anche di studi di Confindustria e di altre associazioni di categoria naturalmente, hanno eroso quello che è il loro cash flow, quello che è il loro capitale circolante, perché naturalmente la mancanza di fatturato ha fatto sì che questa risorsa vitale per tutte le aziende andasse deteriorandosi. E ci sono degli studi interessanti, ora magari non è qui il caso di sciorinare dati, in cui questo cash flow si è a volte anche ridotto di percentuali molto importanti. Quindi diciamo che uno dei punti che io sottolineerei nella politica naturalmente ai massimi livelli istituzionali è di porre attenzione alla ricostituzione di questo cash flow, perché questo è l'elemento che può portare alla necrosi, a quella necrosi che non c'è stata ancora di parti produttive. L'Italia ha sicuramente un grande debito pubblico, perché è un debito che adesso è sicuramente superiore ai 2.300-2.400 miliardi che ci accompagnava nel 2019, ma ha un fatturato importante, perché comunque è intorno al 1.800 miliardi di valore aggiunto prodotto interno lordo. Quindi la possibilità di salvaguardare la produzione c'è. Ovviamente adesso, e arrivo al punto, si deve secondo me accelerare molto nel mettere a fuoco gli interventi su determinati settori, perché non tutti i settori sono stati colpiti nello stesso modo. E quindi sarà molto importante fare in modo che questo deficit importante, e anche questo lo vorrei sottolineare, l'Italia comunque ha stanziato un deficit molto importante, siamo arrivati a 165 miliardi di euro, è una cifra molto importante che è andata a finanziare in percentuali diverse le famiglie e le imprese, ma comunque pensiamo semplicemente alla cassa integrazione che ha superato i 35 miliardi. Questo sforzo deve essere adesso mirato ai settori che sono più in difficoltà. Anche perché il cash flow non serve solo per mantenere aperta un'attività e quindi un distretto e quindi una branchia produttiva. Ma il cash flow è fondamentale per fare quegli investimenti che in una economia così globalizzata, così competitiva, sono fondamentali per rimanere al passo e, diciamo, in quelle sfide di cui si è parlato. Avete illustrato. Quindi ecco, c'è sicuramente un chiaro oscuro da evidenziare in questa vicenda economica.
però ecco, senza perdere di vista quelli che sono i nostri punti di forza. E qui si arriva alla dolente nota. Abbiamo bisogno di una classe dirigente, e qui si arriva alla politica, perché volenti o nolenti non possiamo fare a meno di arrivare, che sia responsabile nel non perdere l'occasione di un rimbalzo e di una ripartenza, che a mio avviso ci potrebbe essere, qualora naturalmente noi non ci si vada a complicare la vita in crisi all'interno della crisi, perché la crisi economica c'è, ma diventerebbe una crisi ancora più grave se fosse accompagnata da uno strascico di mancanza di decisioni forti, decise, mirate, anche nei confronti di questo piano di fondi che arriveranno. È una cifra importante, una cifra grandissima. Noi quando leggiamo 220 miliardi di euro, giustamente, no? Evidenziamo l'importanza di queste risorse. Ma abbiamo fatto comunque già 165 miliardi, l'ho detto prima, di deficit per sostenere le imprese e le famiglie. Anche questa cifra di 220 miliardi è comunque poco al di sopra, diciamo, del 10, fra il 10 e il 15% del nostro fatturato annuo, non può essere considerata come la panacea di tutti i mali. Non sarà quella cifra che ci farà ripartire, ma il modo in cui l'andremo a spendere. E io credo in questo senso che naturalmente ci dovrebbe essere, a mio modesto avviso, un'autorità competente anche nel dirottare queste ci debbano essere delle procedure che ancora oggi non abbiamo, un cronoprogramma. Ecco, questo per non perdere di vista l'occasione, che la sottolineo, che ci presenterà il 2021 se ci faremo trovare pronti. Un altro elemento che io vi offro, che offro alla discussione, è proprio su questa natura di risorse. A differenza del deficit che si è fatto, che è andato in maniera trasversale a interessare sia le famiglie che le imprese che gli autonomi, queste risorse l'Europa le mette a disposizione secondo direttrici precise che, per il mio modesto avviso, sono più favorevoli ad aziende di media taglia. E qui vengo un po' all'intervento anche della nostra amica francese. La Francia, che non è in una situazione estremamente migliore della nostra dal punto di vista economico, aziende di taglia medio-grande. Noi abbiamo, per nostra tradizione, delle aziende medio-piccole, che da una parte sono estremamente reattive, l'abbiamo visto anche nel terzo trimestre, dall'altra parte hanno difficoltà a intercettare e ad inserirsi in questo piano, a mio avviso, di risorse. Perché queste vanno in delle direttrici, appunto, settori ad alta intensità di capitale. E qui la suggestione che vi lancio è quella forse di ritornare a una politica industriale dove lo Stato entra in queste decisioni per orientare queste risorse, permettere, come avviene in altri paesi, anche negli Stati Uniti, alle aziende medio-piccole di poter veramente essere incisive e partecipare poi a quella crescita, a quegli investimenti che isolate, anche come distretti, non riuscirebbero a intercettare. Si parla di infrastrutture, si parla di economia verde, si parla quindi di investimenti molto in cui appunto la soglia di ingresso è alta. Grazie Andrea. Senso, secondo me c'è una possibilità, che è quella laddove noi si voglia cambiare, non da qui a 3 mesi, perché non basteranno 3 mesi, però si voglia cominciare a cambiare la prospettiva nel medio termine, anche di ricominciare a parlare di una politica industriale. Non abbiamo più neanche il ministro dell'industria, no? Perché comunque questa è la realtà, la politica industriale manca da un po' di anni. Io credo che l'architettura dei prossimi, ma anche dei commerci, non solo della produzione globale, cambierà totalmente nei prossimi 2, 3, 4 anni. E quindi questa è la mia speranza, che appunto all'arrivo di queste risorse corrisponda a una visione. E quindi naturalmente la sfida è tutta politica, e qui ripasso la parola a Baldo Spini, mi viene in automatico. È giusto, grazie. Grazie Andrea Puccetti, grazie a Maria Vitali Volante. Quindi ultimo giro nostro, un po' velocemente perché siamo in ritardo, abbiamo tante cose, faccio solo le... Allora, abbiamo parlato della Francia, abbiamo parlato di tante cose che riguardano l'economia, l'azienda, il commercio, l'impresa.
con Puccetti. Le tre domande che abbiamo dal nostro pubblico erano: una sul i risparmi privati se possono essere un volano, e poi Andrea dice ridurre, forse l'avete letto voi che siete i panelist, la riduzione della conflittualità, come potrebbe incidere sul PIL, mi riferisco ad esempio alla riforma del catasto, l'introduzione della mediazione obbligatoria, procedure per semplificare il rilascio degli immobili, eccetera. Quel tipo di conflittualità sociale è una bella suggestione. Lucia mi ha scritto invece sul cellulare una domanda: quale può essere la spinta a superare, ha parlato il direttore di paura del declino, no, dell'Occidente secolare nella sua posizione di primato, le dice la quasi certezza che questo avvenga, quale può essere la spinta a superare questa paura segreta o quasi certezza del declino del primato occidentale rispetto all'Oriente? Direttore Valeri e poi professor Vannucci. E anche poi... Antonio Comerci ha chiesto perché c'è stata l'impennata del risparmio delle famiglie. Ecco, non l'avevo vista, grazie. E poi chiude il presidente Spini, se non c'è la sorpresa del collegamento dal governatore. Prego, direttore. Io rispondo in maniera telegrafica, sono suggestioni che richiederebbero di organizzare, professor Spini, un altro seminario solo su questo. A disposizione. No, però queste quattro domande in qualche modo hanno un comune denominatore, che io lo dico è la dimensione immateriale, cioè parto dall'ultima domanda: perché c'è stata l'impennata del risparmio delle famiglie che si è acuita nel 2020? Uno potrebbe dire perché di fatto i consumi sono stati forzatamente limitati, abbiamo avuto il periodo del lockdown, la realtà, lo dicevo prima, non è così, non è tutto qui, perché in realtà questo è un processo che viene dagli anni precedenti. È l'incertezza, cioè l'incertezza sulle prospettive future paralizza i comportamenti. Quello è un risparmio precauzionale, cioè non avendo fiducia rispetto a quello che potrà accadere, le persone si tengono liquide, ma questo vale anche per le imprese, che hanno dubbi su quello che sarà la domanda nel periodo venture, e quindi non fanno investimenti, ad esempio, per rinnovare gli impianti. Vale per le imprese, ma vale per le famiglie. Siccome c'è incertezza su quello che può accadere, è un risparmio precauzionale, cautelativo. Questo riguarda persone che hanno condizione economica agiata, voglio dire, che quindi non avrebbero tutto sommato delle preoccupazioni e degli assilli economici così importanti. Allora, questo chiama in causa una dimensione fortemente di tipo immateriale. Potremmo chiamarla psicologia collettiva, potremmo chiamarla fiducia, potremmo chiamarla speranza. Quello che ci dicono questi dati è che la dimensione del futuro per tutti conta molto di più del presente e del passato. Cioè, l'incognita di quello che potrà accadere determina di fatto una stasi, una paralisi nei comportamenti. Perché cosa è successo di nuovo rispetto al passato? Se pensiamo al modello di sviluppo che ha caratterizzato il paese dal dopoguerra in avanti, i dubbi non erano così tanti. C'era una traiettoria di crescita del PIL a 45 gradi, c'era una promessa sempre mantenuta di miglioramento delle condizioni delle generazioni successive rispetto a quelle dei padri. È andata esattamente così la nostra storia. Oggi no. Questo dipende dal cambiamento, diciamo così, io lo dicevo prima, si sposta l'asse dal baricentro del mondo, dall'Atlantico al Pacifico, dipende dal fatto che si è bloccato l'ascensore sociale, quella promessa oggi non viene più mantenuta. Pensiamo in particolare per la generazione dei giovani come il lavoro non rappresenti un fattore identitario come lo era stato per le generazioni precedenti. Allora vedete come dalla dimensione materiale, le preoccupazioni economiche, l'incertezza, si va immediatamente in una dimensione immateriale. Qual è la nostra identità di società occidentali? Oggi che il mondo sembra proiettarci in un nuovo disordine mondiale, qual è l'identità delle giovani generazioni dal momento che il lavoro non è più, non solo una leva di sicurezza economica e di garanzia di ascesa sociale, ma non costituisce più neanche una leva di identificazione. Allora, e qui vengo alla prima delle domande che è stata posta, tutta questa liquidità stagnante, in realtà viviamo, guardate, e finisco perché avevo promesso di essere telegrafico,
viviamo in una condizione di sospensione del principio di realtà. Abbiamo da una parte il principio di realtà. Di realtà. Abbiamo da una parte una continua iniezione di liquidità nel sistema che è cominciata con il piano del già dal precedente Draghi con la BCE di quantitative easing e poi è continuato con anche con la nuova presidenza, continua iniezione di liquidità nel sistema. Dall'altra parte le famiglie parcheggiano liquidità sui conti correnti. Quindi da una parte c'è questo ristagno, questa paralisi dei circuiti reali dell'economia, consumi e investimenti. Dall'altra un'incertezza di prospettiva così radicale sia dal punto di vista materiale ma soprattutto dal punto di vista immateriale, e quindi questa è la linea di galleggiamento su cui ci troviamo. Certo che quelle risorse potrebbero essere così utili e così fare la differenza. Stiamo discutendo da mesi e mesi, ad esempio, sul tema del MES sanitario, circa 37 miliardi di euro, ma io, come vi dicevo prima, l'incremento di liquidità delle famiglie da gennaio a settembre dello scorso anno è stato di 63 miliardi. Cioè, questo per dare l'ordine di grandezza. Dicevo prima, un risparmio di più di 1.000 miliardi di liquidità solo delle famiglie, la sesta economia europea. Certo che potrebbe essere straordinariamente utile per una nuova fase, per una ripartenza, però va messa in gioco quella dimensione che potremmo dire della fiducia, della speranza, cioè quella dimensione fortemente immateriale. Concludo con una battuta, dico, riprendo il motto evangelico, non di solo pane vive l'uomo, cioè non possiamo immaginare di nutrire soltanto la pancia delle persone. Quel pane di cui c'è bisogno è un pane, dal punto di vista materiale non c'è dubbio, deve riempire la pancia, ma è un pane anche metaforico, cioè va riempito oltre che la pancia, il cuore e le menti delle persone. Ed è proprio nei periodi, nei momenti di massimo smarrimento, come quello attuale, che le persone paradossalmente consumano più immaginario, meno pane, più immaginario. Allora c'è bisogno di nutrire l'immaginario, c'è bisogno di un nuovo quadro di senso rispetto al quale orientarsi. Noi abbiamo scontato negli ultimi anni, se penso agli ultimi 30 anni, cesura, grande cesura con l'abbattimento del muro di Berlino. Dall'89 in poi entriamo in un mondo post-ideologico, sono cadute le grandi ideologie del passato. Bene, partono nuove grandi narrazioni, la narrazione apologetica della globalizzazione, vantaggi per tutti. Abbiamo scoperto che non era così, c'erano i Forgotten Man di Trump, Europa come sogno, una nuova patria per tutti. Abbiamo scoperto la Brexit, abbiamo scoperto, guardate che la Troica in un paese membro come la Grecia è stata una ferita difficile oggi da ancora da rimarginare. Quindi anche quella narrazione era andata in pezzi. Come anche la grande narrazione della rivoluzione digitale, internet come formidabile leva universale per diffondere conoscenze e democrazie ai quattro angoli del pianeta. Abbiamo scoperto che ci sono gli oligopoli dei giganti della rete, abbiamo scoperto che ci sono i reati sul web, che ci sono le violazioni della privacy. Cioè il punto è che abbiamo bisogno di una grande, nuova narrazione di senso in cui ancorare la costruzione della nostra identità in questo nuovo ordine mondiale che si sta definendo, che ai nostri occhi di società occidentale appare come un nuovo disordine mondiale. Quindi non soltanto il pane per nutrire la pancia delle persone, ma anche un nutrimento per la mente e i cuori delle persone. Perché è quello che mette in moto non soltanto la liquidità parcheggiata sui conti correnti, ma può rimettere in moto una vera fase nuova di crescita. Grazie direttore. Ora, Valeri. Per il tempo prego. Che mi sono preso ulteriormente. No, grazie direttore, grazie molte. Massimiliano Valeri, direttore del Censis. C'è una bella sorpresa, prima di passare la parola al professor Vannucci, credo sia in collegamento il governatore della regione Toscana, Eugenio Gianni. Ecco, governatore, ben arrivato, grazie per questa graditissima sorpresa di averla qui con noi, nonostante i tanti impegni del susseguirsi di questa serata. Grazie che ha seguito i lavori di presentazione del rapporto del Censis tra la Fondazione Rosselli e il Censis.
a lei una parola per il suo contributo e il suo saluto, ci fa davvero piacere ascoltarla. Grazie, grazie a voi, ci tenevo in modo particolare perché l'organizzazione che avete messo insieme in modo collettivo mi ha stimolato attraverso il Circolo Rosselli che io frequento e seguo naturalmente negli ultimi anni con minore intensità, ma se vi dico una cifra almeno 40 anni, perché con Valdo Spini ho avuto modo di vivere la mia formazione politica e conseguentemente il Circolo Rosselli è sempre stato per me punto di riferimento. Oggi avete messo insieme una bella riflessione, una bella chiacchierata su quello che riguarda una situazione sociale del paese che il Censis ci ha sempre preparato a affrontare e a osservare con una originalità di spunti che hanno fatto scuola. I rapporti del Censis fanno scuola nell'analisi economico-sociale del paese e conseguentemente figuriamoci in un'occasione come questa in cui la pandemia, l'emergenza socio-economica, culturale si propone in questo paese con un'evidenza che è sotto gli occhi di tutti. Devo dire che la frase che spesso noi sentiamo anche nei momenti di confronto, nulla sarà più come prima dopo la pandemia, è una frase che poi si sostanzia nelle riflessioni e nelle analisi che anche stasera ho potuto ascoltare. Io dal mio punto di vista empirico di quello che poi significa amministrare nei riflessi che vediamo dell'emergenza sanitaria che poi diventa emergenza economica e diventa emergenza sociale, ne posso ancora di più sottolineare alcuni aspetti. Vi faccio un esempio molto chiaro proprio sull'aspetto sanitario. Se noi andiamo a vedere che cosa significa il Covid per la Toscana e su un bilancio quale quello della regione toscana, io vi posso dire che poi naturalmente lo articoleremo e lo diffonderemo in vari capitoli di spesa o in annualità diverse, ma se prendiamo l'anno 2020 e andiamo veramente a guardare quanto ha significato di interventi in più della regione toscana, superiamo i 300 milioni di euro. E allora subito mi viene da dire, a livello nazionale ci si renderà conto che questi 300 milioni di euro non si dovrà dire li recuperate il prossimo anno, ma si dovrà dire d'ora in avanti ci vogliono per la sanità in una regione come la Toscana 300 milioni di euro. Voi corrispondetelo poi a 20 regioni italiane, vi renderete ancora di più conto, ovvero noi dovremo ricalibrare le voci di intervento di un paese che vuol fare del welfare la sua politica, e parlo solo delle voci che riguardano la sanità, perché poi accanto a questo pensate ai costi sociali che comporterà ciò che è successo. Pensate in una logica keynesiana quanto dovremo intervenire perché sulle opere pubbliche e in generale su quello che è un intervento che possa rigenerare volano dell'economia, questo si rifletterà. Pensate sul piano culturale che cosa significa l'avere da un lato le città che hanno visto manifestare una situazione fragile sul piano dei contagi e quanto invece il territorio diffuso, io la chiamo la Toscana diffusa, consente maggiore protezione nel momento in cui abiti in aree di minore densità abitativa. Pensate che vi posso presentare i dati statistici di ciò che significa il Covid in un'area come quella coperta nelle tre macro aree che abbiamo di gestione sanitaria, l'area del sud-est, le province di Arezzo, Siena e Grosseto e ciò che è invece la piana Firenze, Prato, Pistoia, ovvero i processi di urbanizzazione e concentrazione nelle grandi conurbazioni urbane oggi vivono una spinta all'inversione di tendenza, perché
quando ti trovi di fronte a situazioni come queste ti rendi conto che vivere in territori più rarefatti, di minore densità abitativa, purché connessi e resi in grado di comunicare con i luoghi in cui si lavora, le cose vanno esattamente nella tendenza opposta a quanto potevamo maturare fino all'epoca pre-Covid. Oppure pensate quanto vi è stata e vi è come spinta all'uso della connettività di rete questa vicenda, e probabilmente ciò che abbiamo guadagnato non lo riperderemo più. Io vedo che le comunicazioni fra la nostra regione e Bruxelles, per quello che riguarda il mio lavoro, ma anche per quello che riguarda la capacità di connettersi con i vari funzionari, i direttori, nelle varie attività attraverso una call di un'ora che non implica spostamenti, è un'abitudine che non riperderemo e sbaglieremo se la perdessimo. Quindi vi è tutta una serie di cambiamenti nella nostra vita civile e naturalmente economica, sociale, di accostamento ai servizi, che richiedono davvero un ripensamento e delle linee di azione. Quindi quando noi parliamo di rapporti Censis, che quindi ci profilano e ci indicano i mutamenti della nostra vita civile, le linee di tendenza, io mi rendo conto quanto quello che dobbiamo discutere, riflettere, gli spunti che vengono in una fase di questo genere sono davvero di grande attesa per chi come me ha sempre visto in queste indicazioni delle linee di tendenza molto credibili per l'autorevolezza di chi le prospetta, con tutto ciò che questo comporta rispetto alle nostre linee di azione da un punto di vista, diciamo, degli indirizzi politici e sociali. Io vi ringrazio davvero di questa opportunità e soprattutto di questo luogo di incontro che sarà sicuramente foriero di iniziative che svilupperanno concetti e linee di indicazioni per leggere meglio ciò che sarà la società italiana nel post-Covid, e davvero i migliori auguri e ringraziamento per questa attività così interessante. Grazie a lei governatore. Presidente Spini, prego. E c'è il microfono, Valdo, il microfono è rimasto spento. Partirei. No, adesso prego. Partirei, intanto volevo ringraziare Eugenio Gianni, e mi sembra che siccome siamo in fase di diagrammi e di curve, c'è stata una curva ascendente nella sua partecipazione a Rosselli. Poi per i vari impegni una curva discendente, ma mi sembra che ora potrebbe esserci una nuova curva ascendente, e quindi vediamo di organizzare altri incontri di questo genere. Volevo soffermarmi su quello che diceva il dottor Valeri, non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè il Censis auspica nel suo rapporto che si passi da una reazione meglio sudditi che morti nell'opinione pubblica, ha una reazione di condivisione e partecipazione in un disegno di resilienza e di ripresa. Questo veramente ne abbiamo assolutamente bisogno, e su questo il Re de Rationem è con la classe politica attuale, che ha vissuto nel passato, qui io cito ancora il Censis, c'è stato un momento in cui si è vissuto in Italia di rabbia, no? Di anti, anche la nascita e lo sviluppo di certi partiti o di certi personaggi politici erano più sulla spinta dell'anti che non sulla spinta di una proposta. Oggi invece noi abbiamo bisogno di coinvolgere la gente in un programma e in un piano. Dobbiamo dare la sicurezza che affrontiamo il tema della sanità sul territorio, è uno. Dobbiamo dare la sicurezza che interveniamo sulla dispersione scolastica, è due. Dobbiamo dare la sicurezza che affrontiamo i problemi di dislivello territoriale del paese dal punto di vista della connessione, e sia dalla connessione immateriale, le reti, sia dalla connessione materiale. Pensiamo cosa vuol dire per il mezzogiorno avere tenuta ferma l'alta velocità Napoli-Bari, per esempio. Perché tenuta ferma? Non si sa, non si capisce. Creerebbe veramente un elemento di rivoluzione. Ma da questo punto di vista, quindi un programma, ecco perché questa parola così esecrata ora tornerà di moda, un programma, una classe politica credibile, tre o quattro obiettivi che siano assolutamente credibili e che siano
fra cui certamente metterei anche l'investimento di cui parlava Vannucci, cioè abbiamo in questo periodo dovuto subire nel nostro paese terremoti che non sono prevedibili, ma avvenimenti, catastrofi che sono invece in parte prevedibili, in parte scontati, e su questo dobbiamo assolutamente, nella prevenzione in quest'ambito, dobbiamo assolutamente intervenire. Allora io credo che se questo programma parte, allora anche questa cautela per cui ciascuno si tiene i suoi conti, si tiene i suoi soldi nei conti correnti e non li investe. Per esempio, era stato fatto nel passato, ci ho messo qualche soldo per motivazione civica, no? C'è un titolo di credito che va per la piccola e media impresa, ma ha dato risultati modesti, ma forse in un quadro diverso potrebbe dare dei risultati molto forti. Io so che ci sono forze politiche che dicono, già che c'è tanto risparmio, facciamo la patrimoniale. Purtroppo se facessimo la patrimoniale succede uno sconquasso complessivo. Dobbiamo mettere in moto degli meccanismi che sia moralmente sia materialmente incentivino invece la mobilitazione. Abbiamo visto che per esempio un po' di incentivi fiscali nel campo delle ristrutturazioni edilizie, nel campo delle ristrutturazioni ambientali, qualcosa stanno muovendo, il famoso 110%, qualcosa stanno muovendo e anche vanno nel senso opposto all'evasione fiscale. Allora, alcuni grandi obiettivi, scuola, sanità, dislivelli territoriali, ma anche dobbiamo dire che non si può andare avanti con un paese in cui una parte paga e una parte non paga, insomma il discorso dell'evasione fiscale. E qui c'è anche il timore che magari qualcuno utilizzi la giusta preoccupazione per gli effetti della pandemia per una sorta di sanatoria verso chi fa l'evasione. Sarebbe assolutamente impensabile. Quindi questo aspetto che il lavoro dipendente paga e altri tipi di lavoro non pagano, questo è un altro elemento che va assolutamente. Io credo 4-5 obiettivi chiari, precisi di fronte all'opinione pubblica potrebbero mobilitare. E da questo punto di vista il tema riguarda la crisi politica in atto. Qualcuno mi ha chiamato recentemente a parlare di anniversario di scissioni. Io ho detto, guardate che le scissioni erano una cosa, qui ci sono delle decomposizioni. Qui ci sono delle decomposizioni delle forze politiche. E noi dobbiamo assolutamente ricreare invece una capacità di individuazione, di identità. Da questo punto di vista, se le ideologie sono cadute, i valori invece no. E le forze politiche dovrebbero nuovamente identificarsi con dei valori che danno luogo poi a dei progetti concreti che con questi valori si collegano. Noi siamo la fondazione del socialismo liberale e naturalmente molti dicono è la conciliazione di due ideali bellissimi ma che in realtà sono inconciliabili. Beh, forse questo è il momento in cui devono essere conciliabili. La spinta all'iniziativa individuale, alla formazione personale, all'intrapresa, da un lato all'intrapresa, allo spirito di impresa, dall'altro al miglioramento della qualificazione personale. E in questo momento non può e deve conciliarsi con l'etica della responsabilità collettiva, con l'idea dell'affermazione di una società giusta, perché c'è un gran bisogno da questo punto di vista. Di qui anche il successo di predicazioni spirituali globali, penso a quella di Papa Francesco, ma mi sia consentito anche di dire che vedere arrivare al Senato degli Stati Uniti in un stato determinante il successore di Martin Luther King sul pulpito dell'Ebenezer Baptist Church vuol dire che c'è una gran sete, ecco, di questi riferimenti di carattere spirituale. Credo pertanto che se noi andiamo alla volontà di mettere in evidenza questi contenuti, in questo momento non è facile nel gioco politico vederli, ma proprio partendo forse anche dai territori, dal basso, anche dalle regioni, è importantissimo che sia venuto Eugenio come presidente della Regione Toscana, e chiedere quindi che i prossimi 3-4 anni siano caratterizzati in questa direzione e ci sia chiarezza di scelte e di prospettive. Abbiamo avuto a volte l'impressione che i contenuti in questa crisi siano stati utilizzati più per strumento, per rompere, per chiudere, per segmentare, per ricucire o così via, che non metterli sul tappeto. Ma guardate che l'Europa a questo traguardo ci aspetta. E avete visto
che non il patto di stabilità, che è senz'altro in questo momento obsoleto, ma in qualche modo una giustificazione del modo in cui si affronterà il tema dello sbilancio dei conti, l'Europa l'ha posto. E quando l'ha posto? Quando ha visto noi rimpazzire nuovamente. Termino dicendo che tutto questo però ha un fondamento, ed è il tema demografico, perché possiamo parlare molto bene, ma... E io qui ricorro alle statistiche che hanno dato sia Valeri che ha dato Vannucci, tra l'altro io sono stato collega di studenti come studente del padre, quindi sono un po' commosso di vedere così bravo il figlio. Ma allora andiamo al sodo. Com'è che il tasso di natalità è più alto nei paesi che hanno maggiormente promosso il lavoro della donna? Parlo dei paesi scandinavi, per esempio. Dovrebbe essere il contrario, la donna a casa e quindi la donna che fa figli. È assolutamente irrealistico. In realtà il tasso demografico è andato meglio nei paesi che in cui le donne lavoravano. Ma perché? Perché hanno creato i servizi alla dimensione di questo lavoro. Hanno creato i servizi alla dimensione di questo lavoro e hanno creato anche uno spirito di eguaglianza fra donne e uomini. Pensiamo, per esempio, ora arrivata anche nel nostro paese la possibilità per il padre di avere il congedo parentale, ma per quanto tempo questo sia aspettato. Allora, quindi, il vero problema è di prendere atto che la donna lavora, di prendere atto che c'è una necessità di una sostanziale parità e di costruire nella società quei servizi che lo rendano possibile e che concilino la maternità col lavoro. Perché abbiamo visto che un alto tasso di non lavoro non significa affatto maternità, ma anzi al contrario, siamo nelle condizioni in cui siamo. Naturalmente questo implica anche tornare al punto di prima, cioè una sanità che sostenga la maternità. Oggi c'è il legittimo timore che il Covid abbia in qualche modo fatto assorbire le disponibilità sanitarie, ospedaliere e quant'altro, e quindi è bene rinviare perché non si sa come si va a finire. Quindi in questo senso allora l'Italia dovrebbe inserirsi, è stato molto bravo il dottor Valeri su questo, forse l'ondata populista si è fermata, abbiamo il centro-sinistra in Europa con la von der Leyen, abbiamo il successo dell'amministrazione democratica americana, dal punto di vista dei valori e dei principi l'ondata sovranista, populista sembra avere subito un arresto. L'Italia si può inserire in questo nuovo clima, sia europeo che mondiale. Sarebbe anzi augurabile dei momenti di intesa fra Stati Uniti di Biden ed Unione Europea, anche sul piano dell'economia, sul piano della società. L'Italia si può inserire. Certo, a questo punto però, tutti quei malesseri che ci hanno portato dal governo giallo-verde, poi al governo giallo-rosso e poi alla crisi del governo giallo alla crisi del governo giallo-rosso in qualche modo, dovrebbero fermarsi in una grande iniziativa politica. E questo certamente spetta ai partiti, spetta alle politiche, ma una grande spinta può venire anche dalle società civili, in particolare dalle fondazioni culturali. Pensiamo a quello cosa è stato nella Francia dopo il 68, che proprio la spinta dei club ha cambiato in parte le forze politiche, e su questo ci misureremo. Il Censis ha questa grande capacità di collegare una scientificità della raccolta dei dati ad una creatività della loro presentazione, e per quel poco che possiamo l'abbiamo voluta incoraggiare e quindi abbiamo creato queste occasioni di incontro. Spero e mi auguro che questo giovedì sia poi l'inizio di altri 3 giovedì che continuino su questa strada e vedano ancora questa maggiore partecipazione. E perché no, fare partire da Firenze, dalla Toscana, anche un programma nazionale, alla fine, che potrebbe avere un senso, credo, di stimolo e di sviluppo. Grazie veramente a tutti, a chi ha parlato, a chi ha posto le domande, a chi ci ha seguito. Grazie, quindi arrivederci settimana prossima per il secondo incontro. Grazie di cuore a Valdo Spini, Emanuele Vannucci, Massimiliano Valeri, Andrea Puccetti, Maria Volanta, il governatore Gianni per il suo intervento. Settimana prossima riprendiamo, vedete la locandina in sovraimpressione, sono altri 3 appuntamenti, avete sentito, con
capacità di analisi, di dibattito veramente uniche. Buona serata e arrivederci. Il video è sulla pagina Facebook della Fondazione Rosselli e del Censis, pronto per essere rivisto e rimandato da amici ed amiche che non potevano essere qui con noi. Settimana prossima per il secondo evento. Arrivederci e grazie. Grazie, arrivederci. Grazie Claudio, sei bravissimo. Grazie a te Claudio. Grazie.